Allora, vediamo questa equazione esponenziale, questo tipo di equazione esponenziale come si risolve. Vi anticipo subito che sarà riconducibile ad un'equazione di secondo grado, ok? Mentre giusto velocemente finora abbiamo sempre visto equazioni di questo tipo, no? Dove era a elevato alla f di x uguale a elevato a una g di x e eguagliavamo gli esponenti. E da qui un'equazione di primo o secondo grado da risolvere abbastanza semplicemente. In questo caso ci rendiamo conto che una situazione come questa, no, come questa prospettata qui di lato, non riusciamo ad averla, perché intanto stanno tre termini, ok? Tutti sommati tra di loro, non raccoglibili, ok? Quindi non è possibile nessun raccoglimento totale, quindi non c'è modo di forzare a che arrivi a questa, diciamo, situazione. Invece una cosa che possiamo fare qual è? Se questo 4, allora andiamo a dare, perché i termini con le potenze sono questi qua, no? C'è 2 alla x e 4 alla x. Questo 4 alla x non lo possiamo scrivere come 2 alla 2x, perché il 4 è 2 al quadrato. Quindi meno 12 per 2 alla x più 32 uguale 0. Ok? Ma anche se lo portiamo con 2 alla, allora 4, 8, 16 e 2 alla quinta, vedete una cosa? 2 alla quinta. Che vantaggio ne traggo? Nessuno. Perché vedete, non posso, come ho detto prima, raccogliere tutti quanti, perché gli altri sono il tipo 2 alla x, 2 alla 2x, ok? Invece, quindi lo riscrivo 32, il termine noto, ma ci arriviamo. 2 alla 2x, posso fare una cosa, lo posso scrivere come 2 alla x al quadrato, tanto è sempre il prodotto tra potenze, no? Esatto, però se lo scrivo così, mo tra un attimo vedrete qual è il vantaggio che ne avremo. Più 32 uguale 0, va bene? Quindi fin qui sembra non essere cambiato niente. Se facciamo un cambio di variabile, che significa? Che prendo quel 2 elevato alla x e gli do un altro nome, y, t, quello che ci pare. Diciamo, lo chiamo per esempio T. Ok? Quindi gli diamo noi questo nome, va bene? Però, ripeto, potevamo dare una qualunque lettera, pure K, Y, quello che ci pare. E mo lo vedrete perché mo cogliamo il motivo diciamo, se 2 alla X è uguale a T, andiamo a sostituire questo T, che abbiamo? T al quadrato meno 12 t più 32 uguale 0. Che roba ci è venuta fuori? Allora, questo, vabbè, non è un problema. Questo cambio di variabile, allora, così non la sappiamo fare. Ok, noi da quello dobbiamo sempre partire. Se in un determinato modo non sappiamo fare una cosa e dobbiamo trovare un'altra strada, c'è poco da fare, va bene? Così non la sappiamo fare. Con questo cambio, cioè a dire per me 2 alla x, gli do un nome diverso, che ripeto, poteva essere t, k, y, non cambia la sostanza delle cose. Comunque, è un'altra variabile che dice. Vedi una cosa, dove, allora, se io dico che 2 alla x uguale a t, qua c'è 2 alla x, ci ho messo t che è diventato t al quadrato, poi meno 12, qua c'era 2 alla x, ci ho messo t, quindi meno 12t, 32 non c'era nulla. Ma adesso, no, per 2 alla x, vedi, non era per 2. Capito? Vedi, questo era, insomma, questo è t, questo qui invece è diventato t ma al quadrato. Quella che ci è venuta fuori, seppur con una variabile diversa, no? Noi siamo abituati alle x, ma è un'equazione
di secondo grado, che sappiamo risolvere. Abbiamo richiamato un altro esercizio, no? Dobbiamo trovare, beh, qua scrivo T1, 2, non scrivo X, com'è? Scriviamo la formula meno B. Fratto 2a, dove questo è A, questo è B e questo è C. Oh, di secondo grado, l'abbiamo richiamata prima. Quindi che abbiamo? Sì, sto qui. Quindi andiamo a risolvere questa equazione di secondo grado in t adesso, quindi questa nuova variabile, no? Dove t è 2 elevata alla x, che ci viene fuori? T1, 2 uguale, meno, qua possiamo fare la ridotta se volete, meno b, quindi meno 12 mezzi, quando fa? Facciamo quella normale, ok? Non ci impicciamo. Quindi meno 12 più 12. Ok? Perché meno b, cambiate di segno. Radice quadrata di 12 al quadrato. Eh sì, meno, ma b è già lui negativo. Devi fare meno b nella formula, capito? È meno. Esatto, meno 12. Cioè, se qua fosse stato 12 avremmo scritto meno 12. Se è negativo non posso scrivere ancora meno 12. Quindi 144 meno 4 volte, che cosa? A che 1. Per 32, quindi a C, vabbè, non metto niente, fratto 2 volte A che è 2. Quindi T1, 2 uguale, abbiamo detto 12 più 1. Fratto 2A, A è 1, 2 per 1, quindi rimane 2. Oh, A, vedete? T al quadrato è la formula, quindi A è 1, B è questo. 15 abbiamo 144. È perché il quadrato b quadro, il quadrato di 12, quando è qua? 4 per 3? 128. Quindi tra. Però è 4 a c, capito? Quindi 4 per 1 per 32. T1, 2 uguale. 12 più o meno radice mo 100. Quindi 144 meno 128 è 16 fratto 2, ok? E quindi ci viene 12 più o meno la radice di 16 che è 4 diviso 2. Mo 2 sono le soluzioni, una volta prendo il più e una volta prendo il meno. Quando prendo il più, 12 più 4 diviso 2, qua vediamo quant'è. Quando prendi il meno, 12 meno 4 diviso 2. Ma 12 più 4 fa 16 diviso 2, 8. Era radice di 16. Poi 12 meno 4 fa 8, diviso 2, 4. Adesso arriviamo al nocciolo, perché abbiamo trovato un t uguale 8, vabbè t1 se volete, e t2 uguale 4. Ci siete? Però t, andiamo a guardare l'equazione di partenza. C'era una t? Non mi sembra. Quindi giustamente. È vero che ci sono venute due soluzioni, queste T1 e T2, però sono due soluzioni che a noi non servono, perché io non posso partire da un'equazione in X e le soluzioni metto quelle in T, perché chiunque mi direbbe scusa, che cos'è sta T? Dice no, ma T ho fatto un cambio di variabile, ma sì, ma tu mi devi trovare le soluzioni in X, ok? Quindi arrivati a questo punto. Ci dobbiamo ricordare chi era sta T. Eccolo qua dove sta scritto. Togliamo sta parentesi che non c'è. Non era 2 elevato alla x la T? Ok, quindi è qui che dobbiamo tornare. Ma lo riscrivo sotto. Quindi ricordiandoci che T era 2 elevato alla x,
dobbiamo risostituire, e cioè scrivere per T1, me lo metto a fianco, ognuno almeno 2 elevato alla x uguale 8, e qui 2 elevato alla x uguale 4, ok? Perché T, come l'avevamo scelta prima? Ti ricordi nel cambio di variabile? Capite? Era 2 elevato alla x. Questo lega la T alla x. Adesso questa equazione è questa, le sappiamo risolvere? E hai voglia che le sappiamo risolvere. Perché 2 elevato alla x uguale 8 non era 2 elevato alla x uguale 2 alla terza? Che soluzione ci viene? X uguale 3. Abbiamo trovato la prima soluzione della nostra equazione. Quest'altro, 2 elevato alla x uguale 4, non possiamo scrivere come 2 elevato alla x uguale 2 al quadrato? E da qui x uguale 2. Allora, abbiamo risostituito, ok? Ci è venuto 2 elevato alla x uguale 8. Ti ricordi come abbiamo fatto l'altro esercizio? L'8 non l'abbiamo scritto come 2 alla terza? Sta qui sotto, vedi? Mo abbiamo la stessa base, e cosa dobbiamo eguagliare? Gli esponenti, ed è già risolto proprio x uguale 3. Per 2 elevato alla x uguale 4, stessa cosa, solo che 4 è 2 al quadrato, quindi eguagliando gli esponenti ci viene x uguale 2. Quindi se volete, x1 uguale 2, x2 uguale 3, ok? Queste sono le soluzioni di quel, diciamo, delle equazioni di partenza che rivediamo, ok? Sì. Quindi, insomma, qual è la sostanza di questo tipo di esercizio? Quello di, chiarendo quanto è possibile fare, come in questo caso, di prendere questa equazione trinomia, avete visto, stanno tre termini, cercare di farla diventare un'equazione di secondo grado, ok? Chiaramente cambiando variabile, perché io non posso scrivere 2 alla x uguale x, perché sarebbe un... Ho una domanda, sì. Ma se tipo la c, come faccio a mettere... Ma infatti evitiamo di mettere abc, capito? Che ho detto qui, 2 alla x al limite potevate mettere k, potevate mettere y se volete, cioè scelgo una lettera che non sia ABC, perché... No, infatti, no. Allora, la scelta della variabile è nostra, ma evitiamo lettere che già usiamo, capito, in questo caso nell'equazione, sennò poi è chiaro che facciamo una confusione enorme.